Lieta di Mario poter Draghi. salutare questa sera Mario Draghi. Non è la prima volta che lui è nella cancelleria federale. Tutto a posto? Non è la prima volta che lui è nella cancelleria federale e neanche nel mio ufficio, ma è la prima volta che è da noi come presidente del Consiglio e quindi fa, per così dire, il suo sviluppo politico ha fatto una curva molto importante. Sono molto lieta di poterlo salutare come mio collega italiano, forse con un po' di ritardo, senza onori militari, lo recupereremo. Comunque la saluto cordialmente, caro Mario, per questa visita di insediamento, per così dire. E ci siamo, anche se non ci eravamo ancora incontrati di persona, abbiamo però ci siamo sentiti, abbiamo scambiato le nostre posizioni anche in occasione del G7 e del vertice NATO. E voglio già congratularmi con la parte italiana per il G20, per la parte già svolta, e come G20, come paese del G20, siete anche co-presidenti della COP26 a Glasgow, e quindi è molto importante a livello bilaterale che noi ci scambiamo per la preparazione dei consigli europei, ma è anche importante per la politica multilaterale avere questo scambio. Abbiamo avuto un breve colloquio preliminare e abbiamo parlato soprattutto del Covid, della situazione. Noi siamo entrambi cauti, siamo felici ovviamente che ci sia un sostanziale miglioramento della situazione, ma sappiamo che questo progresso è ancora fragile e la quota dei vaccini cresce, però non possiamo ancora dire che ci stiamo avvicinando a un'immunità di gregge. Siamo esposti a nuove varianti. Abbiamo visto in Gran Bretagna quanto veloce questo possa succedere, anche in Portogallo e in Lisbona, che crescono appunto le incidenze. Quindi seguiamo il tutto con estrema attenzione. Ovviamente parleremo anche delle conseguenze del Covid-19 e il piano di ripresa, come avviare e attivare il tutto. Parleremo anche di un coordinamento ancora migliore per quello che riguarda le modalità di viaggio, anche per quello che riguarda i viaggi dalla Gran Bretagna. Dobbiamo veramente, ci sono tante posizioni e quindi dobbiamo avere un maggiore scambio. Ovviamente parleremo anche di un argomento che è un tema che è anche all'ordine del giorno del Consiglio europeo, della dimensione esterna della migrazione, e parleremo anche della situazione in particolare paesi di provenienza come la Tunisia e la Libia. L'Italia, e ringrazio l'Italia, ha avviato molte iniziative politiche per quanto riguarda una soluzione politica in Libia. Mercoledì ci sarà a livello dei ministri degli esteri una conferenza sui seguiti del processo di Berlino. L'Italia è il paese che ha molte conoscenze e che ha investito anche molte forze nello sviluppo libico, quindi ringraziamo l'Italia. Ovviamente parleremo anche di due ulteriori punti che hanno un ruolo importante per il Consiglio d'Europa: la Turchia, il rapporto con la Turchia e il rapporto con la Russia. Non ci sono differenti valutazioni tra di noi, però prepareremo in questo senso il Consiglio europeo e sull'agenda bilaterale posso dire che non ci sono grossi problemi bilaterali che dobbiamo discutere. Forse l'unica questione è quella delle nostre nazionali di calcio, che abbiamo ovviamente delle posizioni diverse, però siamo entrambi leali e apprezziamo anche i successi dell'altra squadra. Però a livello di sentimenti facciamo il tifo per la nostra squadra. Gli italiani giocano bene, quindi di nuovo un cordiale benvenuto. Grazie, cancelliera, grazie Angela per questa accoglienza. Il rapporto tra Germania e Italia è profondo, duraturo e solido.
La vicinanza delle vedute si è vista anche nell'ultimo G7. Sono due paesi che sono fondati sull'europeismo e sull'atlantismo, come ho ricordato nel discorso, nel primo discorso che ho fatto, quando è stato formato il governo. E quindi le posizioni nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della Russia, nei confronti della Cina e anche nei confronti degli Stati del Nord Africa sono posizioni molto, molto vicine. La cooperazione così stretta non è una sorpresa. Basti pensare che il primo paese per turismo in Italia è la Germania. La seconda comunità italiana più popolosa del mondo è in Germania, con 1 milione di persone. Le due industrie manifatturiere sono le più grandi d'Europa e sono fortemente complementari. C'è cooperazione nel settore della difesa, c'è cooperazione e qua direi identità di vedute nel settore dell'ambiente, dove tra l'altro potremo anche parlare di avere dei progetti in comune per ciò che riguarda l'idrogeno, e nel settore del clima. Quindi è una cooperazione molto forte che giustifica questo rapporto, come dicevo, profondo e duraturo. Volevo anche però dire un'altra cosa, sono due parole veramente di un ringraziamento sentito. Perché la crisi sanitaria ha contribuito, in un certo senso, addirittura a rendere questi legami tra i due paesi ancora più saldi. E voglio ricordare l'aiuto offerto dalla Germania durante la prima fase della pandemia, con il trasporto di molti pazienti italiani negli ospedali tedeschi. E anche il sostegno decisivo della Cancelliera nel lancio del Next Generation EU. Il governo italiano a questo punto è impegnato in riforme che rendano riforme anche riforme, come dire, si usava un tempo dire strutturali, ma io direi riforme di sistema che rendano l'Italia più competitiva, ma anche più equa e più sostenibile. Questo sarà questo è in effetti già l'impegno di questo governo, che continuerà nei mesi a venire. È importante, e credo che la Cancelliera sarà d'accordo, che per avere un'Europa più forte occorre anche avere un'Italia più forte. E in questo senso il governo è pienamente impegnato. Tra i temi che ha ricordato la Cancelliera abbiamo toccato anche alcuni temi che verranno nel Consiglio europeo, in particolare la migrazione, e su questo anche dovremo lavorare insieme e aiutarci l'un l'altro. Ed è questa la direzione in cui i due governi stanno lavorando. Anche per quanto riguarda la Libia, come ha ricordato la Cancelliera, sosteniamo quello che si chiama oggi il processo di Berlino, con la ministeriale dei ministri degli esteri tra qualche giorno, e che sostanzialmente dovrebbe vedere un maggiore impegno dell'Unione Europea, non solo dei singoli paesi, in quell'area. Un impegno, un investimento che serve a contenere i flussi di immigrazione illegali, ma anche a organizzare proprio l'immigrazione anche legale, e a aiutare questi paesi a stabilizzarsi, a ritrovare la pace. In particolare, ovviamente, stiamo pensando alla Libia. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie, Angela. Frau Bundeskanzlerin, diese Frage ist für Sie, ma anche per lei, signor Presidente. Avete appena elencato tanti motivi di contatto, di legami molto forti tra Italia e Germania, che probabilmente sono anche aumentati da quando il Presidente del Consiglio, lasciato a Francoforte, è andato a Palazzo Chigi. C'è un qualche tema che però vi divide in vista del prossimo Consiglio europeo. C'è grande armonia proprio su tutta la linea, oppure ci sono dei punti che in realtà vi separano
Penso appunto al tema migrazione, alla Libia, ai rapporti con la Russia magari anche in vista della riunione del G20. Direi, come ha detto la cancelliera, prima di tutto il calcio. Poi la migrazione è un problema, diciamo, abbiamo vicinanza di vedute su quella che si chiama dimensione esterna, che significa maggior presenza, ben maggior presenza dell'Unione Europea nel Nord Africa. E quando dico Nord Africa non intendo soltanto Tunisia e Libia, ma anche le regioni da cui viene molta parte dell'immigrazione ormai, cioè il Sahel, il Mali, l'Etiopia, l'Eritrea. Insomma, occorre che la presenza dell'Unione Europea, economicamente ma anche per assistenza tecnica, sia più sentita in questa parte del mondo. E poi naturalmente ci sono tutti i meccanismi di riallocazione dove si sta discutendo, ecco, i negoziati prenderanno del tempo, ma insomma c'è gran volontà di arrivare a una visione congiunta e che sia di mutuo beneficio. Anche per il calcio c'è una comunanza, noi abbiamo pensato che Gosens sia veramente un ottimo giocatore nel Bergamo, anche qui quindi c'era una comunanza di vedute. Per quello che riguarda le questioni politiche abbiamo ovviamente, per quello che riguarda la migrazione, situazioni diverse. L'Italia è un paese d'arrivo, noi siamo colpiti dai movimenti secondari, noi siamo completamente d'accordo qual è il modo di gestire il fenomeno, quindi iniziare dove appunto la gente di paesi di provenienza, quindi la migrazione illegale deve essere sostituita da quella legale. Come possiamo raggiungere questi paesi e fare in modo che la gente, se non hanno diritto all'asilo, rientrino nei propri paesi? Però noi creiamo però delle vie, dei canali legali per dare a queste persone delle possibilità che per esempio possano fare una formazione, imparare un mestiere, perché non vogliamo appoggiare i trafficanti e gli scafisti. Quindi nelle discussioni che abbiamo avuto ci sono state veramente pochissime divergenze di opinione ed è veramente una sensazione buona, gradevole. Signora Cancelliera, signore Presidente del Consiglio, voi avete parlato della migrazione nel vertice, vi adopererete, una domanda per entrambi, che l'accordo con la Turchia venga rinegoziato forse già quest'anno, e una domanda, al Presidente Draghi, gli italiani hanno una posizione di favorita nel calcio e in Gran Bretagna c'è il Delta virus, o forse si potrebbe trasferire e la finale a Roma, si adopererebbe in questo senso? La Turchia al vertice europeo e dobbiamo aprire una prospettiva sul futuro, perché la Turchia accoglie moltissimi rifugiati, oltre 3 milioni, e quindi ha tutti i diritti a venire appoggiata per questo da parte nostra, e quindi parleremo di queste questioni al Consiglio europeo. Entrambi siamo dell'avviso che non possiamo andare avanti senza la cooperazione con la Turchia, e poi vi informerò dopo il Consiglio europeo dei risultati in questo senso del Consiglio europeo. La risposta a entrambe le domande è sì. Sì per quanto riguarda il rinnovo dell'accordo con la Turchia e sì per quanto riguarda l'adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente. Grazie. Buonasera. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. We got to...